Allora Simone Plasti da Cesena, parliamo delle tue gambe d'acciaio che hanno fatto fuori un avversario lunedì sera, dici qualcosa? Mi dispiace molto per il... per il ragazzo, ma purtroppo, purtroppo io così deciso, ho preso la palla, l'intervento è stato pulitissimo, però purtroppo calciando contro il pallone fermato dal mio piede si è fatto male al ginocchio. Mi piace, gli faccio gli auguri, buona guarigione, sotto ti di queste due notturne in cui abbiamo subito 7 gol in due partite, contrariamente al gol unico subito nelle altre tre di giorno e di sabato. Poi so che riguardando i gol purtroppo sono tenuti la disattenzione e secondo me il discorso di attribuire il fattore sera alle sconfitte, i gol non è attendibile secondo me, perché tutto viene solo da disattenzione, purtroppo dovevo stare più attenti. In prospettiva come vedi la squadra? Bene, si lavora forte, gioco buono, il mister si rompe le scatole, però va bene. Fai un paragone fra il Cesena di quest'anno e questa fetta football, fra Bison e Minguzzi. Purtroppo la mia esperienza, no? La mia etica professionale purtroppo non mi consente di rispondere a questa domanda. Grandissimo, sei professionista anche perché sei particolare. Allora, l'infermeria si sta riempiendo, non si sa a questo punto se sia colpa del preparatore, del fisioterapista. Quando è che te la svuoti, per favore? Stiamo lavorando per voi, per un futuro migliore. Grazie Simone, grazie. Ed ecco l'anima della squadra, Beppe Farnetti in testa, in testa al trofeo non mollare mai, ricordiamo, in testa con 25 punti, ormai irraggiungibile. Allora, i punti deboli di questa squadra? Non ne abbiamo, ci siamo un po' più zitti in campo, magari riusciamo a fare meno danni. Ottima risposta. Ecco Filippo Soffritti durante al massimo dello sport, vai tranquillo. Due parole su questa sconfitta. Sconfitte sono sempre immeritate. Sfortuna dici. Sono sempre immeritate. No, poi si può fare di meglio per non perdere, però. Come vedi la squadra? Fai un pronostico sul piazzamento finale prima dei playoff. Champions League. Quindi? Quarto, non lo so. Terzo o quarto? No, terzo, via. Ottimo, ottimo. Un saluto per... Channel? Ciao.